più che un'introduzione, è proprio un prologo e un po' un manifesto della mia musica e quindi mi fa piacere che ti sia arrivato così tanto perché ovviamente la musica prende delle forme per arrivare all'ascoltatore, però io parto da questa forma, diciamo, più primordiale, più sintetica, più poetica e ovviamente poi uno deve trovare dei compromessi per la fruizione. Però mi faceva piacere mettere qualcosa del genere e per me questo è molto, va più, diciamo, in un discorso di recitazione che è proprio musicale, quest'intro. Quindi mi piaceva in qualche modo trovare un anello di congiunzione, e per me è proprio questa introduzione. È come se la traccia zero fosse, io che recito. Poi c'è quella traccia e poi comincia il mio disco. Ma diciamo che di questo devo ringraziare molto Lorenzo perché diciamo che Lollo ha avuto in mano quello che è stato poi il susseguirsi delle tracce. Dentro la mia testa era in ordine molto più disordinato e diciamo che io avevo una linea di tematiche e di cose che volevo scrivere. Poi lui è stato molto bravo a intuire quale poteva essere il tappeto musicale per tutte queste cose e quindi di traccia in traccia è come se avessimo costruito un qualcosa che si andava espandendosi, aggiungendo sempre dei pezzi mancanti. Quindi magari quando avevamo tre tracce, per noi era un disco di tre tracce, quando ne avevamo cinque era un disco di cinque tracce, c'era sempre qualcosa che si espandeva su se stessa. E quindi Lorenzo ha trovato molta coerenza tra i brani e poi abbiamo creato una tracklist che potesse essere appunto eterogenea, ma allo stesso tempo della stessa forma. Che tendenzialmente ho delle idee, delle tematiche, magari scrivo delle parole o comunque parlo con Lorenzo e gli dico vorrei fare un pezzo così. Poi lui magari fa varie proposte, fa due o tre beat, poi quelli che si avvicinano di più a quello che serve sono quelli su cui scrivo, però si parte sempre dalla strumentale. Allora, diciamo che questo disco è nato da un'idea e quindi volevo perseguire quest'idea e l'ho fatto in maniera solitaria, inteso come cantante, ma l'ho fatto con Lorenzo. E quindi i feat si sono costruiti su chi abbiamo incontrato in questo percorso senza una pretesa o comunque un immaginare dei featuring. Quindi prima di tutto ho voluto inserire Pietro in strada perché appunto era un pezzo a cui stavamo lavorando da tempo e quindi abbiamo fatto questa collaborazione. Poi Gelo l'ho conosciuto mi sembra poco più di un anno fa ed era da tempo che volevamo fare un pezzo insieme perché lo trovo molto simile a me nella scrittura, abbiamo una sensibilità artistica molto, molto simile e quindi quando stavo scrivendo La Tigre ho pensato che una strofa sua potesse starci molto bene e così è stato, infatti sono molto contento di quello che ha fatto. E poi quando il disco ormai aveva preso una forma quasi definitiva, in quei giorni Clemente mi ha scritto su Instagram che aveva visto Mare Fuori e quindi ci siamo sentiti, io stavo per chiudere il disco e quindi mi è saltato in mente di chiedergli un consiglio. Quindi poi ci siamo visti a Milano, come avrai letto, ci siamo visti, ascoltato il disco e lì lui mi ha detto: secondo me ti manca questo. Quindi diciamo che Uragano è stato l'ultimo brano che abbiamo fatto. C'avevo ancora una versione primordiale di Tonight, che è stato, diciamo, il penultimo pezzo. E quindi il disco poi l'abbiamo chiuso così. Essere un disco un po' un ibrido tra l'italiano e il napoletano, e quindi arriva proprio dopo Tonight, che è l'ultimo pezzo in cui c'è più italiano, arriva così all'improvviso e voleva essere un po' quello l'effetto, cioè un morso improvviso. Diciamo che sicuramente Mare Fuori mi ha fatto crescere tanto, non solo da un punto di vista artistico, ma come persona. Sai cos'è? Che quando ti arriva tutto questo successo e incontri tante persone, in qualche modo conosci di più l'umanità, mi piace dire, perché
perché comunque hai delle relazioni con tantissime persone che altrimenti non avresti avuto. E quindi questo mi ha permesso di essere molto più in contatto con gli altri e di conseguenza di più in contatto con me stesso. Quindi sicuramente questo è stato utile poi alla produzione di questo disco. Ma in questo momento ci stiamo concentrando su dei piccoli live estivi che facciamo ai festival, però sono molto contento perché abbiamo una band super forte Ah. e i ragazzi sono veramente, veramente bravi. E sono gli stessi ragazzi con cui abbiamo suonato il 1º maggio. E stiamo costruendo, diciamo, a poco tutti i pezzi che sono nel disco. Quindi non vedo l'ora di fare un'esibizione tutta mia, cantare tutti i pezzi insieme, anche i pezzi vecchi, e di divertirmi col mio pubblico. E poi ti dirò che è bello anche suonarlo dal vivo, cioè, secondo me è un'altra cosa, perché comunque ti dà un'altra prospettiva, ti dà un'altra emozione. Non c'è solamente la mia energia o l'energia di Lorenzo, ma c'è l'energia anche dei musicisti che suonano lì dal vivo, che si unisce a quella del pubblico. Quindi, secondo me, è una cosa molto più potente. Ah, ho Ho scelto come te perché non si poteva chiamare intro il disco. esatto. L'intro vuole essere un po' il prologo, il manifesto. Come te è un po' il nucleo centrale del disco, perché è un po' sulla scia dell'intro. E rappresenta un po' la tematica principale, ovvero lo stare insieme, l'empatia e, appunto, come hai detto tu, anche la condivisione, e questo poi si riflette sulle emozioni, sulla nostra umanità.